Può una città essere stata progettata per diventare una sorta di capitale massonica del nuovo ordine mondiale? È quello che pensano molti complottisti riguardo Astana, la capitale del Kazakistan. D'altronde Astana è l'anagramma di Satana. Ma andiamo con ordine e cerchiamo insieme di capirci qualcosa. Ringrazio Gianluca Palmisano per avermi richiesto questo argomento. Astana è probabilmente la città più nuova del mondo. Nell'Ottocento, infatti, era poco più di un villaggio e il suo sviluppo si è avuto solamente negli ultimi anni, quando lo Stato ottiene l'indipendenza dalla Russia. Tutta la città è stata costruita e sviluppata grazie ai petrodollari, sul cui afflusso si basa la maggior parte dell'economia kazaka. Dal 91, anno dell'indipendenza di Astana, fino al 94, la capitale era Almaty, ma è stata spostata per volere del presidente dell'ex stato russo, Nursultan Nazarbayev, ed è sempre lui che ha sviluppato Astana fino a renderla una delle città più moderne del mondo. Fra i tanti monumenti presenti, due in particolare hanno attirato l'attenzione dei complottisti: il Palazzo della Pace e della Concordia e il Monumento Bayterik. Il Palazzo della Pace e della Concordia appare come una grande piramide di vetro. La piramide ha una lunga tradizione simbolica ed è indubbio che abbia un significato importante nella massoneria, ed in particolar modo lo aveva per la setta degli Illuminati di Baviera, dove rappresenta la forma di un governo migliore per la società, con una oligarchia di Illuminati che comandano sulla massa sottostante. Ancora più importante nella cultura esoterica è il delta massonico, ovvero il triangolo equilatero, che al centro riporta spesso l'occhio divino, simbolo del sole, principio luminoso della vita. Ne abbiamo un clamoroso esempio sulla banconota americana da un dollaro, dove una piramide ha la cima separata dal resto e l'occhio onnisciente all'interno. Il Palazzo della Pace, soprattutto se visto di notte, offre una straordinaria analogia con questo tipo di rappresentazione. All'interno il Palazzo della Pace e della Concordia, che è alto 62 metri per altrettanti di larghezza, è stato pensato sempre da Nazarbayev nel 1998 e la sua realizzazione è stata affidata all'architetto britannico Norman Foster. L'edificio, aveva dichiarato il presidente, sarà consacrato alla pace e alla convivenza tra le religioni. Infatti è stato destinato ad accogliere i convegni internazionali dei rappresentanti di tutte le religioni del mondo. Comunque, la piramide è divisa principalmente in tre sezioni. Alla base abbiamo la casa dell'opera, non molto illuminata, come in fondo si conviene per un teatro, e con la rappresentazione di un sole sul soffitto. Nella sezione interna c'è la sala convegni per i religiosi. È una stanza molto più illuminata e particolare interessante è che in mezzo al tavolo delle riunioni vi è un altro enorme sole che si trova perfettamente in corrispondenza con quello sottostante del teatro. In cima alla piramide vi è invece una sala tonda e completamente a finestre, e quindi ovviamente questa quella più illuminata. E anche qui sulla sommità della stanza c'è la rappresentazione stilizzata di un sole. L'organizzazazione del palazzo sembra avere un alto valore simbolico, molto affine in taluni aspetti all'ideologia degli Illuminati. Innanzitutto per il sole, che in massoneria rappresenta varie cose, fra cui il maschile, il principio attivo,
è quindi simbolo dell'origine, del principio, della ragione che rischiara le tenebre e illumina le intelligenze. Sarebbe quindi un richiamo alla religione naturalista, tanto cara all'ideologia massonica. Le sezioni, poi, sembrano proprio rispecchiare il concetto di organizzazione del mondo degli illuminati. Infatti, mentre il popolo è intrattenuto con spettacoli di distrazione e tenuto nell'oscurità, al di sopra i leader religiosi prendono decisioni anche per loro, illuminandoli. Ed infine, in cima a tutto, una eletta schiera di illuminati controlla ogni cosa. Il monumento Beiterik è invece un'altissima torre di 97 metri, con in cima una sezione sferica color oro. L'edificio, costruito anch'esso da Norman Foster, su precise indicazioni del presidente Nazarbayev, simboleggia la leggenda di un uccello magico di nome Samruk, che deponeva le uova su alberi al di fuori della portata degli esseri umani. Le uova contenevano tutti i desideri umani e le risposte sul loro futuro. La sfera rappresenta proprio questo uovo, che tiene lontano le persone dalle loro aspirazioni. All'interno della sfera si trova una strana scultura, un triangolo dorato con impressa l'impronta della mano del presidente Nazarbayev. Di conseguenza non è facile capirne il significato. Il triangolo equilatero ha molteplici significati. Ad esempio, per i cristiani rappresenta la Trinità. Per la massoneria è simbolo di uguaglianza, ma rappresenta anche la perfezione. Secondo la tradizione pitagorica, che molta influenza ha avuto nella massoneria moderna, per Pitagora il numero perfetto era il 10, che trovava la sua raffigurazione proprio nel triangolo equilatero, formato dai primi 4 numeri ed avente il numero 4 per ogni lato. Il 4 rappresenta la giustizia nella filosofia pitagorica. La raffigurazione chiamata Tetractys mostra che il 10 è uguale a 1 più 2 più 3 più 4. E l'aver lasciato l'impronta della mano su un triangolo perfetto da parte di Nazarbayev potrebbe avere un significato ben preciso. Qualcosa del tipo: impongo il mio volere sulla perfezione. Ma un altro interessante edificio di Astana è il Tempio di Salomone, il palazzo presidenziale kazako, che non poteva che essere una costruzione più che maestosa. Infatti, di fronte all'edificio si trovano due imponenti colonne dorate. Le colonne ricordano in maniera sin troppo evidente le colonne del biblico Tempio di Salomone, che ha una fondamentale importanza anche nella tradizione massonica. E in mezzo alle colonne, il palazzo presidenziale. Concludendo, giocare con il simbolismo è fin troppo facile, ma è anche fin troppo facile sbagliare. Proprio per questo motivo, si può dire di tutto il contrario di tutto allo stesso identico modo. Qui abbiamo dato un'interpretazione di tipo esoterico, ma tante altre se ne potrebbero fare. La piramide, per esempio, per gli egiziani era un simbolo funebre. Lo stesso vale per il sole, che può avere mille significati diversi. Infatti anche la svastica è un simbolo solare in molte culture dell'estremo oriente. Ma concludendo, si può dedurre che l'architettura di Astana abbia un significato esoterico, probabilmente voluto in particolare dal presidente. E anche per quello che riguarda il nome Astana, probabilmente con Satana non c'entra proprio niente. Questa città infatti venne ribattezzata e la vecchia Akmola divenne Astana, che vuol dire capitale. Ma nel lessico tradizionale dei nomadi kazaki significa anche luogo dove si decide.
E qui si conclude questo video, ma fammi sapere cosa ne pensi. E se ritieni che Astana sia una città costruita dal nuovo ordine mondiale. Ti aspetto nei commenti. E ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale basta un like o un'iscrizione nel caso non fossi iscritto. È gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata. In ogni caso spero di rivederti molto presto nel prossimo video.